Benvenuti in un nuovo video. Mamma mia, raga, come mi fa strano parlare da qua. Scusatemi se un po' le inquadrature ancora non sono perfette al 100%, ma cercherò di migliorare, ma mi devo abituare anche io in questa postazione. Oggi siamo qui per fare una 24 ore tutta low hacker, cioè raga, io non vedo l'ora. Se vi siete persi, perché raga, oggi spero di riuscire ad assaggiare tutti i prodotti della Super Box da 1,5 kg. Quindi se ve la siete persa, mi raccomando, stoppate un attimo questo video e andatevi a godere il video che ho fatto insieme a mia sorella perché merita tantissimo. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere, se mettete un attimo in pausa, poi lo recuperate dopo, ma dovete vederlo in cui scartiamo la box da 1,5 kg. Cioè, raga, mamma mia, quanti prodotti! Assurdo, e infatti pure economicamente conveniva tantissimo perché dai prodotti che sono usciti là dentro, cioè io scioccata. E quindi niente, quindi io direi di iniziare questa bellissima 24 ore in stile molto natalizio, perché non lo so, quando parliamo un po' di low hacker mi viene sempre in mente un po' calendario dell'avvento Natale, quindi direi una challenge perfetta per inaugurare anche la postazione. Quindi fatemi sapere tutto, ovviamente sempre rigorosamente la mia tazza di latte e caffè, che ormai penso che sia freddata. Ragazzi, sono stata tipo mezz'ora per sistemare tutto perché non mi piaceva, quindi lasciamo stare. Devo trovare anche un modo per riuscirmi a vedere, perché prima mi riuscivo a vedere un po', adesso proprio no, quindi speriamo bene. Allora, io inizierei, vi ho fatto vedere tutta la panoramica e l'orario, inizierei da lui, lo hacker quadratini al matcha green tea. Mamma mia, si sente proprio di tè verde. Assaggiamo. Vabbè, che buono. Sono super particolari, che vi danno quella sensazione pure di fresco, un po' diverso dal classico gusto tipo cioccolatoso. No, vabbè, che buoni. No, mi sono innamorata. Direi che sarà una delle 24 ore più belle. Con i quadratini uno tira l'altro. Buoni. Bravo lo hacker, bravo. Troppo troppo buoni. Ok, andiamo avanti anche ad assaggiare un po' tutto, perché questa tipologia sì che è una challenge, ma è anche proprio in sé per sé un video assaggio, quindi io amo i video assaggi, quindi fantastico. Ok, voglio assaggiare questo qui, che è il sandwich dark chocolate. Eccolo qua. Qua in Italia non, mi sembra di non averlo mai visto qua nei suoi mercati, ma tanti prodotti che poi vedremo nel corso del tempo io non li ho mai visti. Oh mio Dio, come sono belli! Come avete visto sono super sottili, assaggiamo. Il cioccolato fondente si sente, solo che non è quel cioccolato stucchevole, davvero molto buono. Cioè, non volevo dire stucchevole, ma di quel cioccolato fondente forte, no, molto delicato, però buono, veramente molto buono. Adesso facendo un macello qua sopra, ma noi ci facciamo caso. Solo che a me non so, ma pure quelli là normali, non mi piace mangiarli così singoli, perché non c'è sfizio. Infatti anche di quelli là io li mangiavo sempre doppi. Veramente buoni. Complimenti. Allora,
un'altra super novità che io qui non ho mai visto, cioè forse da me, forse al nord, forse più si trovano, ma qua da me, almeno dove abito io, non ce l'ha mai, sempre le solite cose. Comunque, sempre della Loager, ovviamente, milk cream, cioè una tavoletta di cioccolato, quella all'interno, penso la cialda, sì, e il latte. Eccola qui. Vediamo, vediamo un po'. Mamma mia, come profuma. No, vabbè, ma che bella. Vabbè, ma è bellissima. Vediamo all'interno se si vede proprio il biscotto e com'è. Ma la qualità del cioccolato, ma ne vogliamo parlare. All'interno c'è proprio questo wafer che poi si sente proprio il latte. No, vabbè, raga, è troppo buono. Ecco perché devono allogare, che bontà. Ne voglio dire una cosa, specialmente con questo video. Visto che non è una calorie challenge, mi vedete provare i prodotti, di mangiarli, perché non è che prendo un prodottino, ah va bene, sì, buono raga, buono, no. Quando mangio io mangio. Però veramente raga, questo penso che sia uno dei pochi video in cui io ho tantissimi, tantissimi prodotti. Chi ha visto il video lo sa. E oltre a quello io ho acquistato altri 15 euro di prodotti. Quindi per dirvi quanti pezzi io abbia. Quindi, oddio mio, si stavano spegnendo le luci, il mio terrore più grande. Quindi per questo motivo farò un grande assaggio generale di tutto. Andiamo, prima un bel sorsetto di latte. Sto quasi abituando a questa postazione, all'inizio non la sentivo tanto mia, però dopo un po' voi sapete che mi devo abituare. Quest'altro che, raga, è da me sempre, ripeto, però io... questo gusto proprio in particolare, che sono queste crème noisette, gran pasticceria con all'interno la nocciola e i pezzi crunchy di nocciola. Pure questi di solito li trovavo altri gusti, o so io che mi sto lesciando, può essere, voi ditemelo. Eccolo qua. Ok, vediamo un po', Maro, raga, io con queste unghie mi ero dimenticata che io avevo le unghie. Ah, qua si apre qua. Da come avete visto sono minuscoli, assaggiamo. No, vabbè raga. Questa è proprio una bomba, piccola ma una bomba. Ci sono proprio i pezzi, vabbè, sempre i pezzi di cialda, wafer. Ma ci sono proprio pezzi di nocciola al suo interno. Adoro. Ecco, questo se non mi sbaglio l'ho acquistato io. Ci sono alcuni prodotti che ho acquistato io e altri nella box, però io non ho... non mi è venuto in mente. Non ve l'ho detto, però poi non mi ricorderò gli altri che ho preso, eccetera. Quindi chi ha visto la box può capire, dice, no, ma quel prodotto non c'era nella box. Ecco perché l'ho acquistato io a parte. Ok, la mia famiglia sarà... super felice di gustarsi queste prelibatezze che già mio padre ieri, ma ci potremmo mangiare qualcosa? No papà, già fa primo video. Ok, quindi noi ci vediamo dopo con il secondo pasto, perché quattro, vabbè, con il secondo pasto. Eccoci qua, è quasi l'una ed è arrivato il momento del pranzo, questa volta acqua. Allora, io direi di iniziare prima da qualcosa di cioccolatoso, cioè alla nocciola, non è proprio cioccolato perché c'è anche la versione cioccolato, invece questo qui è sandwich hazelnut, quindi alle nocciole, eccolo qua, è questo bel colore rosa cipria. Mamma mia, troppo troppo bello. Deve essere praticamente come prima, quello là sottile sottile che abbiamo provato a cioccolato fondente. Eccolo qua, uguale. Assaggiamo. No, vabbè.
Questa è proprio buona. Che buono. Questo invece è una mini taglia, sempre, questo è cioccolato fondente, quindi dark, 60% con il biscotto, cioè con la cialda all'interno. Lo dico sempre, il biscotto è uguale a quella di prima, solo che questa qui è cioccolato fondente, mentre quell'altra lì era latte. Infatti è proprio il piccolino, quindi la mini taglia. Eccola qui, vediamo un po'. Infatti sì, niente di particolare, però come cioccolato fondente è proprio buono. Veramente buono come cioccolato fondente, proprio per quella croccantezza che ha. Buono, buono, buono. Andiamo con questo qui, che invece è lo Hacker al latte. Io le assaggio prima tutte e poi ce le mangiamo. Questo al latte, vabbè, penso semplice, ve lo faccio vedere, anche se io vi ho fatto vedere già la clip. Queste confezioni per aprirle, mamma mia. Semplice forma di wafer. Si sente praticamente il latte. Però nella sua semplicità sono troppo buoni. Io li amo. Ormai penso che l'avete capito che ok, sì, nocciola, fondente, cioccolato, cocco, cioccolato bianco, eccetera. I miei gusti preferiti sono questi qua, limone, frutti di bosco, lampone. Io li amo perché sono quei gusti particolari, tipo tè verde, come abbiamo assaggiato stamattina. Adoro. Però questi al limone io non li ho mai provati. Eccoli qui, proprio con questa confezione, proprio verde lime. Mamma mia, che bello. Mamma mia, chiudere di sorbetto al limone. No, ma dentro sono come quelli di prima. Cioè, guardate, sono uguali a quelli tipo al latte. Ok, io ho fatto un casino qua, mamma mia, assaggiamo. Io due alla volta sempre. No, vabbè, ho i brividi per la bontà. Cioè, raga, sembra che vi state mangiando un sorbetto con una cialda normale, classica. Adoro la semplicità. Appena, cioè, basta solo che mettete un po' la lingua, vi arriva quella freschezza proprio del limone. Adoro. No, raga, mamma mia, questi dovete prenderli, assolutamente, se amate come me questi gusti un po' più agrumati, prendeteli. Non ci sono parole. Comunque può sembrare strano, ma vi giuro che saziano un botto, cioè veramente saziano un botto. Noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Eccoci qua con la merenda, dopo avete visto l'orario e quello che andremo a mangiare. Non ho voluto esagerare proprio perché sarà una semplice merenda. Ovviamente mi sono munita di acqua, scusatemi per i miei capelli un po' gonfi, ma... Mamma mia, raga, oggi non riesco per niente a stargli dietro, cioè non ci riesco proprio, quindi vabbè. Sono da poco rientrata a casa da alcune commissioni, supermercato e via dicendo, perché qui se c'è questione lockdown, eccetera, non si capisce niente, ma vabbè. Allora, raga, io voglio provare insieme a voi questa barretta. Questa qui, raspberry e yogurt. Questa secondo me, non dico che me la mangerò tutta, ma...
Eccola qui, ve la faccio vedere, ve l'ho fatto vedere pure prima, quindi cioè, no, un po' chiaro fuori, un po' strano. Oggi che sono andata a fare un salto al supermercato, nel reparto comunque dolci, biscotti, merenda, colazione, eccetera, ho trovato quelli lì che abbiamo provato nel pasto precedente, i wafer, però quelli là sottili, 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 ecco, li ho visti per la prima volta. Manco se lo sapevano. Buono, anche se il cioccolato sovrasta molto il sapore proprio dei lamponi. Lo valorizza molto di più a wafer normale senza cioccolato. È buono. Però per il momento per me la cosa più buona sono quelle al limone. La mia famiglia le ha finite. L'ultima cosa che proviamo oggi, che poi abbiamo provato anche insieme nel video dove abbiamo spacchettato tutto, e sono questi qua, Gardena Coconut, cioè cocco. Eccolo qua. Però io, quell'altro là, più aperto, con mia sorella, non c'era il cocco sopra, quindi vediamo se è stata una dimenticanza oppure proprio in generale questa barrettina, diciamo, è senza cocco. Cioè è un mattone praticamente. Lo faccio vedere. Però raga, il cocco si sente tantissimo. Comunque io penso che dopo questo challenge non vorrò più vedere i wafer. Ok, anche la merenda è andata. Io con sempre le mani sporche, infatti adesso vado subito a lavarmele. Ci vediamo dopo con il penultimo passo di questa challenge, che quindi è con la cena. Come lo vogliamo chiamare? Precena? Chiamiamolo così. Mi voglio mangiare qualcosina perché mi sta venendo un po' di fame, perché comunque sì, là per la sazia, no? Perché comunque è cioccolato, però dopo un po' si avverte comunque il senso di fame. Allora, quindi mi mangio questi qui che sono al cioccolato, come avete visto, che non l'abbiamo provato perché abbiamo provato solo nocciola, fondente e basta, quindi ci mancava questo qui al cioccolato. Sono sempre quelli là super super sottili, vediamo un po' come sono, anche se avrei preferito qualcosa di diverso perché questo cioccolato dopo un po' stufa, però vabbè ragazzi, accontentiamo. Assaggiamo, sempre sono la cosa. Aperitivo andato e noi ci vediamo dopo, penso verso le 9 con la cena. Don't you tell a single soul what I'm going to say. Eccoci qua con la cena. Vabbè, raga, io ho super super freddo, infatti ho messo un'altra magliettina. Allora, eccoci qua, vi ho fatto vedere anche i prodotti. Stasera cambiamo un po', invece della solita acqua Coca-Cola Zero, comunque io ho freddissimo, quindi riscaldiamoci un po'. A parte che stavo editando il videovlog, stavo a terra a caricare il telefono e quindi è una cosa normale. Ok, stasera ho voluto cambiare, ho detto no, niente acqua, optiamo per la Coca-Cola. Non so se cioccolato e Coca-Cola è un buon connubio, ma non fa niente. Allora, assaggiamo queste tortine triplo cioccolato. Io le volevo al cioccolato bianco, sincera. Comunque vabbè, non pensiamoci, sono minuscole, semplice tortina. Io la amavo al cioccolato bianco, infatti l'ho presa, ma l'ho data a mia sorella. Allora, vediamo un po'. C'è il wafer dentro, ma è al cioccolato, il pane
proprio completamente cioccolato fondente, infatti perché io è amante del cioccolato fondente, ve la sto consiglio. Buona perché a me piace il cioccolato fondente, però anch'io non fa impazzire, ovviamente non ve la consiglio. Sono troppo troppo curiosa di provare quest'altro qui, Gardena. Haldenut e cioccolato bianco, quindi nocciole all'interno, dentro nocciola e fuori cioccolato bianco. E questo qui, che poi volendo si può anche dividere perché sono tipo tutti quadratini, ve lo faccio vedere. Assaggiamo. Vabbè, ma questo è buonissimo. Quella cocco era buono, ma questo è la fine del mondo. Cacao e milk, quindi cacao e latte. Vediamo un po'. Questa confezione è un po' juventina. Assaggiamo. Buono, ma niente di eclatante. E con il mio terreno da battaglia tutto completamente zozzo. Noi ci vediamo domani mattina con l'ultimo passo di questa bellissima challenge. Buongiorno, eccoci qua con l'ultima parte di questo video. Stamattina neanche la mia solita tazza di latte e caffè, proprio perché raga non ne avevo proprio voglia, vi dico proprio la sincera verità. Questa challenge mi ha portato proprio KO, perché comunque bene o male i sapori si cambiavano, ma alla fine la consistenza era quella. Infatti mi dispiace non aver potuto provare proprio tutti i prodotti della box, perché pensate che 5 pezzi non sono riusciti a provarli, e poi avete visto, ho fatto sempre dei pasti abbastanza abbondanti proprio per assaggiarli un po' tutti, ma vabbè, non fa niente. Allora, io inizierei da questo qui che vi ho fatto vedere, gusto cappuccino. Raga, mi ispira tantissimo. Questo insieme all'altro formato uguale a questo li ho acquistati io. Allora, vediamo un po', mi ispira tanto questo gusto e anche di questo non ne sapevo l'esistenza. Ragazzi, sapete che sembra? Quando entrate in caffetteria e sentite quell'odore di cappuccino, neanche di caffè, proprio di cappuccino. No, vabbè, adoro. Sente tanto il caffè, per gli amanti del caffè questa è una vera e propria chicca. Di solito questa secondo me è una bella idea per chi compone tipo le calze della Befana, che non compra le calze della Befana già fatte, ma che gli piace, che vabbè, gli piace farsele da sola. Secondo io ieri stavo pensando proprio questo, che secondo me è una bellissima idea acquistare questi sacchetti come quello che ho acquistato io. Ci sono pure tante altre tipologie sul sito, proprio per poi utilizzarli per riempire le calze della Befana. Secondo me anche questa è una bellissima idea. Ovviamente poi uno ci aggiunge le solite cose che si mettono, tipo le caramelle gommose eccetera, però per chi invece consuma, io sono appassionato proprio di queste cose, che preferisce alla solita cioccolata al latte, che ne so, se Kinder e via dicendo, preferisce proprio questi prodotti così, proprio da farci colazione la mattina, secondo me è una bellissima idea di acquistare le calze e poi riempirla con questi prodotti. E infatti è un'idea che darò l'anno prossimo a mamma, perché di solito
Le fa, fino all'anno scorso le ha fatte, quest'anno causa Covid, lockdown, zona rossa, zona gialla, zona arancione, non lo so. Però secondo me è una bellissima idea perché voi con comunque quasi 20 euro comprate un sacchetto con tanti prodotti diversi. Infatti io è vero che ho ricevuto alcuni prodotti uguali perché ha visto il video, però ho ricevuto tanti prodotti non uguali dagli altri. Ho ricevuto pochi prodotti simili e voi l'avete visto che ho visto quel video. Quindi non è tipo quella box in cui trovate 10 pezzi di quelli, 10 pezzi di quelli e 10 pezzi di quelli, è finito. No, è comunque un sacchetto, dico box perché poi ho messo tutto nella scatola, però comunque è un sacchetto pieno 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 di tanti prodotti, quindi può essere una bella idea. Ok, raga, mi sono un po' dilungata, ma ci tenevo a dire questa cosa perché ci ho pensato ieri. Anche perché vedendo la quantità di cose che mi è avanzata, cioè, assolutamente. Comunque, raga, tra quelli di ieri alla nocciola e questi al cappuccino, vi dico che sono molto molto più buoni questi al cappuccino. Sono proprio buoni, raga. Promossi. Ovviamente mi sono dimenticata l'acqua, vado a prendere l'acqua e torno da voi. Raga, questi io li amo, li amo. Questi li abbiamo assaggiati per la prima volta. Nel video mangio per 24 ore solo cibo rosa. Cioè, raga, questi nello yogurt mi hanno fatto letteralmente impazzire. Infatti anche se già l'avevo provato, ho detto no, io questi li devo aprire stamattina perché avevo proprio voglia, appena l'ho visto ho detto no, vabbè, ve li faccio vedere. Come avete visto sono proprio rosa. Allora, che buoni, che buoni. Vero cioccolato, però raga, questi lo hacker su questi gusti secondo me è imbattibile, specialmente wafer limone. Cioè, raga, mia sorella è stata ieri, pure se l'hai mangiato, mia sorella è molto particolare. Cioè, raga, mi ha fatto no, questi sono troppo buoni, infatti erano buoni. Mi dispiace non aver preso due confezioni di quella al limone. Però vabbè. E poi sempre sbirciando sul sito, avevo visto che c'erano anche le creme spalmabili. Ci sono tante cose. Ho visto pure il caffè, se non sbaglio. Non voglio dire una stupidaggine, ma se non mi sbaglio sì. Raga, gli ultimi due, altrimenti qua me li divoro tutti, già lo so. Spero che anche questa challenge delle 24 ore, che ormai volge al termine, vi sia piaciuta e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!